Buongiorno amici, ben ritrovati. Oggi faccio una pasta di quelle veloci quando si va un po' di corsa. Una padella con un po' di olio, metto 2-3 peperoncini. Andiamo a fare una pasta salsiccia, zucchine, perché adesso, e stracciata di pomodoro. Carina, buona. Allora, un po' di olio, ho messo peperoncino, metto un po' di aglio. Noi abbiamo l'aglio fresco, guardate un po' che meraviglia, l'aglio fresco spettacolare. E faccio per prima cosa la stracciata di pomodoro. In questo canale c'è già un video proprio sulla stracciata, se non l'avete mai fatta fatela perché è meravigliosa. Questo è l'aglio fresco, quando si ha l'aglio fresco si usa anche il gambo, come quando si usa un cipollotto. E metto a rosolare insieme al peperoncino, così. Una volta rosolato, butto giù i pomodorini, così, pomodorini interi. Potete usare pomodorini, potete usare pomodori grandi tagliati a pezzi, o se non avete pomodori freschi, anche una passata di pomodoro. Si tratta di fare questo sugo. Ora che è bello soffritto l'aglio, butto giù i pomodorini. Poi, sale e la particolarità di questa stracciata che si mette un po' di zucchero, in questo caso una mezza cucchiaiata, così, e poi aggiungiamo un po' di pepe. Lascio cuocere con un coperchio che ora prendo qua. Metto un coperchio e lascio cuocere una decina di minuti, il tempo che i pomodori si rompono. Ecco qua, tolto il coperchio, guardate, non sono passati neanche 10 minuti. È pronto. Guardate che bello, buonissimo, profumatissimo. Spengo e lo metto a parte. Ora mi occupo delle zucchine e della salsiccia. Le zucchine questa volta le taglio in questo modo, sempre perché adoro semplificarmi la vita, le taglio così per il lungo e poi le infilo tutte nel robot e faccio delle mezze rondelle, questo per avere dei pezzi più piccoli ma velocemente. E questo è il risultato delle mezze fettine, così. Ora ho preso la padella dove andrò a condire la pasta, ho messo della salsiccia che ho tolto il budello, con una forchetta l'ho schiacciata senza olio, senza niente, e la faccio rosolare. Appena la salsiccia è rosolata, mantengo la fiamma alta e metto giù tutte le zucchine. Vedete, sono più zucchine che salsiccia, cioè la salsiccia è proprio poca per dare un po' di sapore. E mantenendo la fiamma alta, lascio cuocere, metto il sale, non troppo perché c'è anche la salsiccia. Tengo girato e cuocio con la fiamma un po' alta. Nel frattempo ho messo su qua un telaio di acqua per cuocere la pasta. Ora che il tutto è abbastanza asciutto, aggiungo un po' di olio. Continuo a cuocere a fiamma alta, mescolando ogni tanto perché le voglio lasciare un po' croccanti, quindi la fiamma alta è importante. Ecco, ora ci siamo, è di mio gradimento la zucchina, potete lasciarla cuocere quanto volete, io la lascio un po' così croccante. Ora vado a prendere la pasta. Ora butto giù la pasta. Io farò una pasta particolare, è una pasta con la farina Senatore Cappelli, grano antico. Sono dei maccheroni fatti in casa, che li ho fatti io con quelle macchinette pasta maker, quelle trafile da casa, robetta, però vengono questi bei maccheroni che a noi piacciono molto, li tengo in congelatore. Questi sono 700 grammi che andrò a mettere giù, così. Nel frattempo ho messo da parte le zucchine con la salsiccia. Ho riacceso la fiamma sia della stracciata di pomodori, sia delle zucchine con salsiccia. Scolo la pasta. Questi sono 700 grammi, io faccio questa pasta, ma potete farne qualsiasi pasta, va bene. Aggiungo una mestolata di acqua di cottura
prendo la stracciata di pomodoro, gliela metto sopra, ma guardate che meraviglia. Questo è un gran piatto, semplicissimo, ma un gran piatto. Scappato un maccherone. Mescoliamo parmigiano. Un altro piccolo mestolo di acqua di cottura. E andiamo, guardate che bellezza. No, vabbè, cioè, questa pasta è incredibile, senator Cappelli, questa pasta fatta in casa. Adesso un giorno vi farò un video, ma è una macchinetta pasta maker, quelle robe lì, insomma. No, guardate, un altro velo di acqua di cottura, così. Cioè, no, bella. Vieni, spegniamo le fiamme. Ecco qua, guardate, cremosissima. Ora mettiamo un po' di foglie di basilico appena raccolte, lavate, basta. Così, così. Un'altra mescola, che profumo! Iniziano i profumi dell'estate. Bene, spero vi sia piaciuta. Io la porto in tavola così che oggi siamo in pochi. Tac e tac. Buon appetito!